un amore di bene, cioè... Pazzissimo! Cioè, BFF challenge in tutti gli effetti, niente, mi stai frenzelando. Va bene, ragazzi. No, non è vero, cioè... Ciao, siamo Christian ed Elvira e questa è la Best Friend Challenge. E oggi scopriremo quanto ci conosciamo. Bene, noi due. Sì. Vabbè, la scrivo però. Ok, la versione iniziale, già lo so, questa è troppo facile. Aspetta, aspetta, questa è facilissima. Cioè, questa è proprio, se la sbagli... No, non la sbaglio. Se la sbagli non ti non parlo la più. Non la so. Qui si gioca la nostra amicizia, eh? Sei pronta? Michael Jackson. Olè! Yeah. Yes! La versione iniziale voleva essere più veloce di te. Questa era facile perché Christian è fissato, ne parla sempre. Aspetta, perché lo so cosa... No, 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 non è quello che pensi, secondo me. Se ti impegni lo sai. No, non lo so. No, non lo so veramente. Non c'è no, bisogno. Fallo tu, fallo tu. Beh, questa è una crush mondiale comunque. Dai, no. Sarebbe lui, Lorenzo. Lorenzo? Non sei tu, no. Qual è? Ho detto una crush mondiale. Vabbè, dai. Era chiaro. Non sapevo scrivere, nel dubbio. No, sul sicuro. No, su Lorenzo. No, su Christian. Beh, chiaro, perché è vanitoso. Per fare... sviarla un po'. Perché lo sa che a me Lorenzo piace, però Christian no. Quindi in realtà... Anch'io sono innamorato di Sara, mentre Elvira mi sta molto antipatica. Ma Elvira e Sara sono praticamente uguali. Christian e Lorenzo sono due poli opposti, quindi... Tu sei sicura di quello che dici? Sicurissimo. Poi chiediamo al regista. Okay. Oh. Oh. Non puoi no. sbagliare. Oh. Olè. Yes! Questo era facilissimo. Questo era facile, perché c'è anche una storia dietro. Sì. Stavamo provando alcune scene e c'era una scena in particolare molto importante del film che quel giorno non ci veniva così tanto bene e quindi il regista ha deciso di farci prendere una pausa. E accanto, mentre facciamo questa pausetta, c'era un bar che ha messo questa canzone, Promise. L'abbiamo ascoltata insieme, però è stato carino perché... Stavo un momento quasi romantico, sì. Ci guardavamo un po' sì, così. Sì, un po' carini. E no. Poi tornati ai registi, abbiamo provato la scena. Sì, e ci venne l'idea di mettere la canzone durante la scena come sottofondo, come se fosse la colonna sonora, no? In quell'attimo. E devo dire che la scena ci è venuta molto bene, no? Sì. E poi alla fine il regista ha deciso di usarla come colonna sonora. Allora, ok. Esame di maturità, cioè c'è un vuoto. Non mi ricordo, non lo so. Ah, scrivine uno. Va bene, allora. No, non lo so, io ho letto le iniziali, no, non lo so. Ma tanto sono iniziali, potrebbe essere chiunque. Ok, vediamo se ho copiato. Vediamo se ha copiato bene. Ha copiato bene. Oh, adesso Elvira ci spiegherà qual è il suo personaggio. No, il mio personaggio era Blair Waldorf di... Lo sapevo. Volevo capire se... Non lo sapevo, chiaramente. Mi piace un sacco proprio il carattere del personaggio. E poi si veste da Dio. Sì, no, infatti. Ma tu non sai chi è? Comunque. Ok. Ok. Per me sei uguale. Cioè, non fisicamente, chiaramente, però nel senso come personaggio, come personalità. Ok. Mi assomigli un po'. Io ho scelto tutta un'altra cosa, più che altro per le passioni che abbiamo in comune. Cioè, io ho una passione per la danza, oltre ovviamente alla citazione. E quindi da piccolino ho sempre visto Billy Elliot, mi sono un sacco rispecchiato in lui nella sua storia, quindi io sono Billy. Sto scrivendo un poema. Vai. Ci sei? Sì. Io e un po' lei. Quando gli va, quando gli prende quell'attimo di romanticismo. No, io per nulla. Sì, un po' sì. Cioè, sono affettuosa. Fa la finta dura, ma in realtà aprire il portiere della macchina quando la ragazza entra. Cioè, sono un po'... sì. Ma no. No, vabbè, ci sta. Sì, vabbè, mi piace essere... Cioè, tipo, mi piace cucinare, quindi mi piace, capito, preparare la cena. Capito? Sono romantico. Meno male che non siamo mai usciti insieme. Ma non è vero. Non dico altro, cioè, però sii sincera. Però... Cioè, non fare quella che... Sincera. Vabbè. Fine. Vado. Sì, perché sono più romantico, sono più affettuoso e quindi scrivo più tempo. E poi lei dice, però... ma non è vero.
Perché io gli scrivo, solo che... Cosa? Solo che no, non è vero. Un po' si fa sentire più lui. Però mi vuole bene. Però sì, io mi vuole. In fondo, scavando. No, dai. Cristina e Elvira, si vogliono bene? Si piacciono? Si vogliono bene.